Riprogettare l'ambiente di apprendimento nell'anno che verrà, verso un nuovo paradigma didattico progettuale, fondato su un ambiente di apprendimento integrato e su una didattica dell'esperienza cognitiva aumentata. Il fatale salto adattivo del coronavirus dall'animale all'uomo, il cosiddetto salto di specie, potrebbe indurre la scuola, e la didattica in particolare, nella direzione di un suo proprio salto adattivo, che potremmo definire di paradigma. L'accelerazione evolutiva che potrebbe riguardare la scuola è in qualche modo annunciata dalla rapidità con cui essa si è già adattata a questi in questi mesi ad uno stravolgimento totale dell'ambiente di apprendimento, per chi insegna, ma anche per chi apprende. Il virus, incidentalmente, si sta rivelando, insomma, un catalizzatore di processi, una sorta di enzima che sta costringendo, da un lato, ed aiutando, dall'altro, la didattica ad arricchirsi di nuove possibilità e a percorrere rapidamente grandi passi verso una direzione che, in condizioni di normalità, avrebbe richiesto i tempi lunghi e incerti del cambiamento socioculturale. Perché i rischi che si corre di fronte alle grandi crisi sono sostanzialmente due. Il primo è che la crisi non venga combattuta adeguatamente. Il secondo, meno scontato, ma forse ancora più grande, è che la crisi venga sostanzialmente sprecata, cioè che non si insegni, che non ci insegni quasi nulla e non modifichi in modo strutturale comportamenti, prassi, culture. C'è da chiedersi, pertanto, se non si possa provare, non ci si possa provare ad appoggiare ancora di più utilmente a questa pur terribile esperienza. Se non sia possibile convogliare e sfruttare al meglio tutto il quantum di potente energia inerziale mossa indirettamente dall'esperienza del distanziamento sociale per far fare alla didattica ulteriori passi fondamentali nella direzione che, sull'onda e la costrizione della necessità, essa ha già in parte intrapreso. La DAD, pur fra mille difficoltà, è di fatto una realtà oggi, impensabile fino a soli 2 mesi fa. La domanda chiave diventa però a questo punto la seguente. La DAD è solo servita e può solo servire in condizioni di emergenza ed in funzione di supplenza rispetto alla classica didattica d'aula o può essere impiegata normalmente in regime di compresenza con questa? Nel rispondere a questa domanda possiamo qui richiamarci ad un concetto ponte, a qualcosa di più di una metafora di collegamento, alla cosiddetta realtà aumentata. Con questa espressione si intende un'esperienza consentita da un ambiente, da un insieme di strumenti ad alta tecnologia, di interazione arricchita dell'individuo con l'ambiente esterno. Un'esperienza in cui l'ambiente fisico ed le informazioni digitali formano un unico integrato testo sensoriale informativo. È questo un principio che può aiutarci a ripensare la didattica, attraverso un'espansione dell'idea classica di ambiente di apprendimento scolastico e con essa di progettazione. Ne può venire fuori una didattica che, sfruttando quanto già la tecnologia ci mette quotidianamente a disposizione, libri, digitali, classi virtuali, eccetera, esponga lo studente ad una cognizione arricchita, che sfrutti in modo totalmente integrato didattica in presenza e didattica in remoto. L'idea è quella di ripensare la progettazione nella direzione intenzionale di una integrazione sinergica fra reale e digitale, in modo che l'uno, per così dire, si fonda con l'altro, arrivando a costituire un'unica realtà cognitiva agli occhi e a vantaggio dello studente, una realtà cognitiva aumentata, appunto. Uno studente in difficoltà, per esempio, oggi si trova esposto soprattutto ad una realtà cognitiva fondamentalmente limitata allo spazio della presenza in aula, in quel particolare ambiente di apprendimento dove può fruire di un docente che spiega, che cerca di chiarire dubbi e che valuta, per offrire feedback per il miglioramento. Ma non sempre però questo è sufficiente. A casa può invece non poter fruire di alcun supporto. Perché non pensare allora ad uno scenario diverso, in cui l'alunno possa essere seguito anche a casa, ad esempio, quando trova delle difficoltà? In classe l'alunno vivrebbe i vantaggi dell'insegnamento-apprendimento in presenza, ma potrebbe usufruire a casa del vantaggio di un tutoraggio di fatto più personalizzato, operato ad esempio attraverso una strumentazione e materiali digitali ad hoc. Se poniamo si trovasse in difficoltà con le equazioni,
potrebbe seguire un software o un video registrato, scelto, pensato, costruito e proposto ad hoc dal docente o da docenti dello stesso dipartimento nella sua scuola, o della rete di scuole o ancora di più ad ampio raggio, in cui egli viene esposto ad un numero alto di esemplificazioni dello svolgimento di quelle equazioni, passo passo, fino a uno smontaggio pezzo per pezzo dell'intero meccanismo, reso così più dominabile. Egli potrebbe utilizzare questo strumento a piacimento, interrompendo l'erogazione di informazioni della videoregistrazione o del software nel momento in cui si sente, in cui avverte, è consapevole di aver afferrato il meccanismo, anche nel suo eventuale anello mancante, in questo modo autoregolando il proprio apprendimento attraverso il tutto un cloud predisposto progettualmente. Lo studente si trova così in una sorta di ambiente di apprendimento molto più ampio, potenzialmente immersivo, in base alle sue specifiche esigenze, attraverso un cloud predisposto progettualmente. Soprattutto quando riscontra precise difficoltà di fronte a determinati contenuti o nuclei problematici di una disciplina, tale supporto può prendere la forma del microlearning con strumenti assimilabili in termini di concezione ai tutorial e funzionali ad un apprendimento più individualizzato ed effettivamente orientato alla padronanza nell'ottica del mastery learning. Questo dovrebbe comportare però, come si diceva, un'integrazione della didattica già in fase di progettazione, dove si dovrebbe già prevedere un ambiente di apprendimento allargato, con possibilità di tutoraggio compensativo attraverso strumentazione digitale o attraverso altri canali, e più in generale una realtà cognitiva aumentata alla quale esporre lo studente, anche in collaborazione con altri compagni nel corso della sua giornata di studio. Andrebbero quindi previsti, almeno per i contenuti più difficili o complessi di una disciplina, strumenti di cognizione aumentata come quello descritto sopra, già in fase progettuale, attingendo a un repertorio di strumenti e materiali, sotto forma di tutorial o come si ritiene meglio, precedentemente creato e sistematizzato e poi inserito in documentazione dal docente o dai docenti del dipartimento disciplinare. Per ciascuna materia, tale modalità di progettazione e di insegnamento integrato sarebbe particolarmente importante ed eviterebbe a tantissimi studenti l'esposizione al fallimento precoce e insistito, generatore spesso di esperienze emozionali depotenzianti, come la cosiddetta impotenza appresa o la bassa percezione di autoefficacia nei confronti di una o più discipline. Si potrebbe anche pensare a docenti in organico aggiuntivo alla scuola che offrano il loro apporto nel pomeriggio, a distanza, agli studenti con difficoltà, effettuando con loro ciò che si è appena detto dello strumento digitale. Un apporto che potrebbe ovviamente essere indirizzato anche verso le eccellenze, in chiave di orientamento formativo e personalizzazione dell'insegnamento-apprendimento, in base agli interessi di approfondimento individuali. Una scuola questa che diventa di fatto aumentata sul piano dello spazio, ambiente di apprendimento esteso al virtuale, ma anche sul piano del tempo, in quanto essa si aprirebbe a ulteriori momenti della giornata, sia pure in un senso diverso rispetto a quello del tempo pieno, entrando essa nelle case e continuando di fatto ad erogare il suo servizio anche quando lo studente non è presente fisicamente al suo interno. Il risultato è comunque un ampliamento dell'universo comunicativo fra scuola e studente. Nello stesso tempo, tutto questo crea un mondo ad esperienza cognitiva aumentata anche in un altro senso, inquadrabile nell'ambito della cosiddetta continuità orizzontale. Una scuola immersiva come quella che qui si preconizza va infatti nella direzione di una relazione costante fra educazione formale ed educazione non formale e informale, fra strumenti e materiali scolastici e strumenti personali, bio, fra allievo e insegnante, degli allievi e degli insegnanti fra loro, in elaborazione di natura cooperativa. Ciò rappresenta il crollo, di fatto, di tanti piccoli o grandi muri culturali. Ricordiamo infatti che lo studente attinge spesso materiali supplementari trovati su internet, ma lo fa in maniera occasionale ed essenzialmente senza una guida, usufruendo di quello che trova, non necessariamente adeguato alle sue specifiche necessità. La classe capovolta e gli EAS, episodi di apprendimento situato, si muovono un po' in questa direzione, ma quando si parla di didattica ad ambiente cognitivo aumentato, si pone però l'accento su qualcos'altro, non tanto sull'inversione della normale sequenza dell'istruzione, che è il senso della classe capovolta, quanto sull'allargamento naturale dell'ambiente di apprendimento ad una dimensione cloud e aperta,
secondo i principi di un curriculum e di un'esperienza cognitiva, appunto, aumentati. In concreto, tale ambiente aumentato consisterebbe di contributi di varia natura, modalità e provenienza, capaci di arricchire l'esposizione all'insegnamento da parte dell'allievo. Testi semplificati o approfonditi in base alle esigenze su un determinato argomento, oppure mappe concettuali, repertori di termini tecnici della disciplina, video lezioni registrate, video tutorial su aspetti procedurali in cui il docente o altri esperti o perfino altri allievi più competenti offrono esemplificazioni passo passo di un procedimento da seguire, sulla scia del modeling e dell'apprendimento cognitivo, e altro ancora. Una sorta di offerta curriculare di supporto e ad ambiente aumentato, che potrebbe consentire agli alunni di chiarirsi le idee, di recuperare, rivedere, controllare i propri appunti, confrontarsi con modelli esperti, seguendo i propri ritmi di apprendimento e non quelli poco personalizzati dell'intera classe. L'allievo potrà infatti nel pomeriggio andare avanti e indietro liberamente con i vari materiali del contributo curriculare, per così dire in versione cloud, senza gli imbarazzi potenzialmente paralizzanti che potrebbe provare la mattina nel chiedere spiegazioni aggiuntive o perfino ripetute davanti a tutta la classe. La focalizzazione progettuale di questo ambiente di supporto dovrebbe essere ben calibrata sui nodi concettuali e sugli obiettivi di apprendimento fondamentali della disciplina, tarati a loro volta sui traguardi per lo sviluppo delle competenze, con particolare attenzione a quelli che determinano un carico cognitivo particolarmente gravoso per lo studente, soprattutto se già in difficoltà. Il tutto opportunamente pensato, selezionato, indicizzato e organizzato già in sede di progettazione curriculare di istituto e poi riproposto, eventualmente rimodulato, nelle programmazioni di classe disciplinari. Una didattica incentrata su un'esperienza cognitiva arricchita, nelle forme che si è qui cercato di presentare, consentirebbe inoltre al processo di apprendimento degli studenti di divenire sempre più autoregolato, costruttore attivo di conoscenze, cooperativo e metacognitivo, perfino funzionale all'autoorientamento di chi studia, e renderebbe l'insegnante sempre più un progettista delle situazioni di apprendimento per i propri studenti. Il possibile costo economico di questa direzione di sviluppo, se pensiamo al ricorso a docenti in organico aggiuntivo per un tutoraggio compensativo, sarebbe nel tempo ampiamente compensato da un maggiore successo formativo degli alunni, con tutte le conseguenze a cascata che tale miglioramento determinerebbe nel medio-lungo periodo sulla società e sull'economia stessa di una nazione. L'integrazione di cui stiamo parlando non condurrebbe a nessuna perdita di ruolo e di valore della funzione docente, né ad un inutile aggravio del suo lavoro. Anzi, prevederebbe un surplus di professionalità e di progettazione da parte degli insegnanti. Ridefinire le indicazioni nazionali per il curriculum per accogliere l'idea di un ambiente di apprendimento integrato e capace di generare esperienza cognitiva aumentata, nel senso che si è descritto sopra. E questo è un invito che qui muoviamo a MIUR. Lo strumento potrebbe essere quello della proposta di apposite linee guida ministeriali che espandono le varie indicazioni per il curriculum in questa direzione, come si è fatto a suo tempo, per esempio, per la certificazione delle competenze rispetto alle indicazioni per il curriculum della scuola dell'infanzia del primo ciclo. Diamo qualche indicazione adesso sugli esami di Stato, una semplice indicazione per la secondaria di primo grado. Prevedere come prova d'esame di fine triennio della secondaria di primo grado la discussione orale di un testo scritto preparato nelle settimane precedenti e progressivamente dagli allievi. La discussione orale consentirebbe ai docenti di avere chiarimenti su tanti aspetti emersi nel testo prodotto dagli studenti. In tale documento essi strutturano un classico percorso reticolare multidisciplinare, meglio ancora interdisciplinare, su un tema da loro scelto, ma con una importante integrazione. Espongono per iscritto, come in una sorta di diario di bordo, attraverso riflessioni effettuate nel tempo, anche come hanno vissuto questo particolare periodo. Cosa hanno studiato? Cosa hanno imparato di particolarmente formativo ai loro occhi, attraverso lo studio delle discipline? Quali sfide hanno dovuto provare a superare e attraverso quali metodi le hanno affrontate? Se e come hanno saputo applicare in diversi contesti di vita le conoscenze apprese? Come hanno superato la tentazione di non fare alcunché? Come hanno gestito, anche sul piano emotivo, queste settimane così particolari? Cosa li ha maggiormente aiutati? Come hanno considerato la scuola? In cosa pensano di essere maturati?
Il tutto potrebbe essere coordinato da una serie di domande guida proposte dagli insegnanti e magari condivise a livello di istituto. I vantaggi di un lavoro ampio come questo potrebbero essere molteplici. Innanzitutto lo studente mette per iscritto progressivamente, non in un unico elaborato prodotto in sede di esame, le proprie idee e produce un testo complesso che può dare indicazioni importanti di tipo tecnico, come scrivere, ad esempio, ma anche di tipo metodologico e metacognitivo, in relazione all'allievo e al suo percorso formativo. La discussione in sede di colloquio orale consentirebbe una facile verifica nella verifica, in quanto aiuterebbe il docente a capire quanto di ciò che ha scritto lo studente è stato farina del suo sacco e quanto è frutto eventualmente di supporti esterni, senza alcuna personalizzazione rielaborativa di quei contributi. Un secondo vantaggio: lo studente sarebbe impegnato in una sorta di rielaborazione costante di quanto sta facendo e sarebbe indotto a dare molta più importanza al suo studio quotidiano dei vari argomenti, aspetti di cui potrebbe dire qualcosa nel testo finale. Terzo aspetto di vantaggio: lo studente rielabora quanto ha vissuto e questo può aiutarlo a raggiungere una maggiore consapevolezza sia degli apprendimenti acquisiti che del suo modo di approcciarli, oltre che del proprio modo di gestire le sfide emozionali connesse ai vari compiti e al contesto generale in cui si è trovato proiettato. Altro vantaggio: lo studente si abitua sempre più all'autovalutazione e all'autoriflessione, in ciò acquisendo maggiori competenze orientanti. Eventualmente, singoli pezzi di questa narrazione progressiva potrebbero essere prodotti e presentati volontariamente dagli studenti ai docenti in momenti anche precedenti gli esami di Stato, soprattutto nelle parti relative alla riflessione sugli argomenti di studio e sugli apprendimenti acquisiti attraverso le varie discipline. Insomma, si parla tanto, e direi giustamente, del ruolo che dovrebbe avere l'educazione socio-emotiva nella scuola. L'ipotesi di approccio qui proposta intende andare in quella auspicata direzione. Grazie per l'attenzione.